Vi avevo già parlato di Open to Meraviglia, la disastrosa campagna di comunicazione del Ministero del Turismo che tentava di lanciare una virtual influencer. Avevano preso il volto della Venere di Botticelli, photoshoppato su photostock di alcune modelle e poi piazzato su sfondi altrettanto stock di monumenti e paesaggi italiani. Poi erano arrivate accuse di follower fake, di domini non registrati, di strafalcioni in inglese e tanto altro. Beh, la Venere è diventata tristemente famosa non per la sua promozione del nostro paese, ma più che altro per i suoi costosissimi errori. Pensate a 138.000 euro solo per lo spot di lancio, in cui tra l'altro la Slovenia veniva spacciata per l'Italia. È scomparsa. A giugno, proprio quando la stagione turistica stava cominciando, ha pubblicato l'ultimo post su Instagram, mentre le pagine sugli altri social sono proprio sparite. Una scomparsa misteriosa che ha fatto preoccupare anche la procura della Corte dei Conti, al punto da avviare un'istruttoria per capire che fine abbia fatto. Intanto dal Ministero hanno risposto che si tratta di una scelta ponderata e quindi non di un intoppo o di un problema con l'agenzia. Forse era stanca e quindi hanno ponderatamente valutato di mandarla in ferie proprio nei mesi in cui invece avrebbe dovuto lavorare. Ma la parte che più mi spaventa è la frase con cui si conclude la risposta del Ministero, che promette tornerà presto protagonista.